Secondo forno, vediamo ora il Blade V7 Lite. Si differenzia, oltre che per la scocca un po' più squadrata e meno tondeggiante, per il fatto di possedere il fingerprint, cosa che sul V7 normale non abbiamo trovato. Allora, vediamo velocemente le caratteristiche. Anche questo è un dual SIM LTE, il chipset è un MTK6735P quad core. Anche qui on board abbiamo già Android M. Andiamo a vedere qui nella versione le dimensioni molto contenute: 143,8x70,2x8,2 mm di spessore, un display da 5 pollici e 2 in HD. Le camere frontali e posteriori sono entrambe da 8 megapixel con autofocus più SM, e qui possiamo vedere che abbiamo anche il LED flash per i selfie, diciamo, in notturna. Abbiamo la batteria da 2500 mAh, 1 giga di RAM e 8 giga di memoria espandibili. Abbiamo poi GPS, Wi-Fi, Bluetooth, accelerometro, sensore di prossimità e quant'altro. Anch'esso dotato del classico della classica interfaccia senza il solito drawer. Anch'esso possiamo andare a settare varie cose, vabbè, wallpaper qua non ce n'è, le icone ed i vari effetti. Devo dire che ha un display discreto. Andiamo a vedere il video. Non mi chiedete perché da qui parte, dalla galleria, no, non lo so. La definizione ovviamente è inferiore, l'altro era un Full HD, questo è un HD, però devo dire che ha dei discreti sensori. Dopodiché, come tutti i vari telefoni dotati di MTK, abbiamo tutte le varie gesture a display spento e quant'altro. Va bene, con questo concluso, saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.